Monti sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. Tempo 20:05. Per due volte nello spazio di due ore, Berruti ha ripetuto il tempo del record mondiale. Roma 1960. Livio Berruti. La giovanile, straordinaria impresa. Signore e signori, Livio Berruti. Livio Berruti spezzò quello che era il dominio statunitense, quel volo di colombi quasi a portare un segnale nuovo nell'ambito dell'atletica leggera mondiale, una medaglia che fa epoca, fa storia e che Livio Berruti ricorda come? Un momento bello, esaltante, soprattutto una dimostrazione che lo sport è uguale in tutto il mondo, non ci sono discriminazioni, non ci sono differenze, e se prima erano gli americani che vincevano sempre, abbiamo dimostrato che anche noi europei potevamo fare la nostra parte, quindi a dimostrare che lo sport accomuna, unisce, soprattutto nella gioia, nel piacere, nel sorriso e nel dialogo. Livio Berruti ama dire: ero un turista dello sport, lo praticavo con disincanto, per me era gioia e i risultati sono venuti senza che io me ne sia nemmeno reso conto, è così? Avevo il talento, come si dicevano, il talento, quella particolare qualità che hai da madre natura, sia ben chiaro, non è tanto merito tuo, che ti permette di fare delle cose con facilità quando gli altri la fanno con fatica. E quindi questo mi ha permesso di vivere un momento esaltante, ma soprattutto capire che lo sport è un momento particolare ma complementare della tua vita, dove devi pensare anche ad altro, perché a quei tempi, tra l'altro, non guadagnavamo niente, eravamo dei veri dilettanti, quindi si pensava al futuro di lavoro e quindi ti preparavi anche per il resto, tanto vedo che mi sono anche laureato, ovviamente. Bravo, Sabrina. Sì, io sappiamo che la chiamavano l'angelo per una falcata molto leggera, molto veloce, però una domanda che a me viene da fare è: perché occhiali scuri e calze bianche? Erano un suo portafortuna? Erano il suo modo per contraddistinguersi? Premettiamo, a quei tempi non esistevano gli sponsor. Io avevo gli occhiali perché da miope e correndo di giorno col sole ho messo gli occhiali scuri, ma da miope, quindi erano occhiali da vista. Le calze bianche, ma a me piaceva correre con le calze, non senza calze, quindi ho introdotto senza volerlo questa abitudine alle scarpe bianche. Ma non solo, ma un'altra cosa curiosa, che in semifinale ho corso facendo già Deco del Mondo con delle scarpe famose, molto titolate, molto tecnologiche. In finale invece, visto che volevo andare in bianco, come si diceva, ho utilizzato un paio di scarpe italiane molto più rigide, più pesanti, più dure, meno adatte per i record. Ho vinto rifacendo il record del mondo. Alla faccia di Norton, Johnson e Redford, esatto. Detentori esatto. Del primato mondiale, battuti tutti nella finale con anche qualche centimetro di vantaggio. Abbiamo provato, come dire, è un metro, sì, è preciso, il dottor Berruti. Appunto. Ma c'è un'altra cosa, abbiamo indagato su due piccoli particolari. Uno, che lui era stato attratto inizialmente dal salto in alto e che provava a diventare un atleta importante. Poi che cosa è successo? L'esplosività nelle caviglie ha favorito le partenze dai blocchi. Diciamo che noi italiani siamo degli esteti, valutiamo le persone dall'aspetto esteriore, e col mio fisico piuttosto esile, l'insegnante di educazione fisica, tra l'altro molto bravo, aveva sentenziato che io potevo fare solo salti in alto e salti in lungo. Per fortuna l'anno dopo faccio un'ora di ginnastica con un'altra classe dove c'era il miglior velocista della scuola, facciamo una sfida nel cortile e con mia grande sorpresa lo batto e gli ho scoperto di avere la vocazione del velocista. Quindi, come si vede, anche nello sport non si è mai sicuri di cosa si può fare. Questi insegnanti, Sono molto bravi, ma a volte anche loro si fanno travolgere. Allora, prima di passare alla premiazione, un ultimo particolare. Abbiamo indagato su un simpatico scherzo di cui è stato vittima Berruti. All'epoca il suo collega Ottolina, non riuscendo a farlo diventare rosso in pista, mandò inviti di nozze in tutto il mondo e arrivarono doni, pensieri da tutto il mondo.
Berruti rimase senza parole. Allora, come la commentiamo a distanza di tanti anni? No, perché a quei tempi lo sport era fatto fra amici, dove tutti ci volevamo bene, ci scannavamo in pista, ma fuori eravamo tutti ad abbracciarci. E lì mi ha rubato la mia agenda, dove noi velocisti eravamo molto dotati di socialità e avevamo molti indirizzi femminili. Quindi ha preso l'indirizzo di una ragazza e ha organizzato tutto perfettamente, con l'invito ufficiale e tutto. Mi ha fatto perdere un mese di tempo per restituire tutti. Però è arrivata tanta roba, insomma. Sì, sì. Se l'è tenuta. La goliardia era dominante a quei tempi, infatti. Infatti ho avuto la capacità di impegnarmi per più di un mese a restituire i regali che ho ricevuto. Un grande campione, anche di grande simpatia e umanità, bravo. E allora Livio Berruti, noi chiamiamo Carla Veneri per la consegna della targa in oro, Antonio Tonioni, presidente della Confagricoltura di Arezzo, per il diploma di ambasciatore Fair Play, e una delle nostre hostess per la consegna della spilla Fair Play da esporre nel mondo con orgoglio. Livio Berruti. Livio Berruti. Grazie. Il saluto di Tommy Smith.